Terze dose di vaccino al via anche in ASL 4. Da domani le categorie più fragili potranno prenotare attraverso il portale. Se non si fosse ancora censiti, ci si può rivolgere al medico di famiglia. Aumentato il numero delle richieste alimentari a causa della pandemia, convegno sulla povertà nel Tigullio, venerdì pomeriggio a Rapallo, lo organizza la comunità di Sant'Egidio. Il Papa in udienza ha ripercorso il viaggio apostolico a Budapest e in Slovacchia. Il mio, ha detto, è stato un pellegrinaggio di preghiera alle radici della fede e di speranza. Generare, educare e fare rete, tre imperativi per il MASCI, gli scout cattolici adulti. A Chiavari, in occasione del 12° compleanno del gruppo del Tigullio, illustrate le iniziative per i prossimi mesi. Apertura straordinaria delle miniere di Gambatesa, domenica in occasione delle giornate europee del patrimonio, occasione per visitare il sito in anteprima, i lavori finiranno tra qualche mese. Premiati a lei i partecipanti al concorso Poesia 2021, numerosi gli elaborati sviluppati attorno a tema di attualità, dalla pandemia alle prospettive future con uno sguardo di speranza. Buongiorno a tutti, ben arrivati a Tigullio Oggi. In apertura ai temi sanitari stiamo parlando della campagna di vaccinazione e anche della partenza nella nostra ASL della terza dose del vaccino. La campagna riguarda alcune categorie a rischio, per il momento non tutte. Da domani si potrà iniziare a prenotare sul portale con alcune attenzioni da avere. Sentiamo. Sta per partire la campagna per la terza dose di vaccino, che cosa occorre fare da domani? Il sistema di prenotazione è il tradizionale e per tutta la regione appunto mette a disposizione quello che abbiamo imparato ad essere l'offerta multicanale, quindi il portale, il call center, le farmacie, il medico di medicina generale, la ASL. E ognuno quindi può prenotarsi seguendo qualunque di questi canali, a partire da giovedì 23 settembre, e questo permetterà di avere in ASL 4 la possibilità di vaccinarsi con la terza dose a partire da sabato 25 settembre. Ecco, potrebbero esserci dei problemi in fase di prenotazione? Ecco, prenotarsi significa appunto decidere, poi andrà anche autocertificato questo e compilato un modulo di consenso. Significa decidere di volere la terza dose. Nel portale, qualora non siamo già stati identificati come soggetti ultravulnerabili lo scorso inverno, quando questa categoria aveva avuto accesso prioritario alla vaccinazione e i medici di medicina generale avevano censito e registrato sul portale questi pazienti, ecco, se non si fosse censiti non ci si può prenotare direttamente, ma bisogna passare dal medico di medicina generale proprio per ottenere questa previa registrazione della condizione di fragilità per poter poi prenotarsi regolarmente. E oltre a tocchiamo un altro aspetto collegato alla pandemia da coronavirus, l'aumento nelle richieste di alimenti da parte delle famiglie in difficoltà a causa di un anno e mezzo di emergenza. L'analisi è della comunità Sant'Egidio, che opera in particolare a Rapallo e a Santa Margherita Ligure. I volontari chiedono un nuovo modo di pensare per restituire dignità a tanti poveri. Sentiamo. La pandemia ha messo in luce vecchie e nuove povertà, soprattutto i limiti già esistenti sulla capacità di prendersi carico delle persone in difficoltà. In un anno e mezzo di emergenza Covid non è aumentato il numero delle persone costrette a vivere per strada, ma è cresciuto quello delle domande alimentari da parte delle famiglie. La maggioranza delle persone che vengono da noi sono persone italiane, in assoluto. Poi ci sono i nuclei di persone straniere, sono meno, ma in realtà sono molto numerose perché hanno tanti bambini, di conseguenza sono richieste abbastanza diverse. La comunità di Sant'Egidio, con la sua rete di sostegno a Rapallo e Santa Margherita Ligure, in questo periodo ha aiutato molte persone, prendendosi a cuore i loro casi, aiutandole nel disbrigo delle pratiche o nel poter avere gli aiuti istituzionali, ma anche in altri piccoli gesti di cura. A cominciare dal bisogno elementare, che è il bisogno del lavarsi, dell'igiene personale. Cioè, noi abbiamo aperto questo piccolo servizio grazie a una convenzione col comune che ci lascia utilizzare un bagno nella casa Gaffoglio, e adesso nell'emergenza anche le docce della palestra.
della Casa della Gioventù, e comunque c'è sempre una grande richiesta. 840 persone che sono venute a lavarsi da quando il servizio è aperto da 2 anni. Sant'Egidio affronterà il tema con analisi e proposte venerdì 24 settembre alle 16.45 in un convegno che si svolgerà a Villa Queirolo a Rapallo. Interverranno tra gli altri Maurizio Scala, Stefano Orgolesu e Paola Franchi della comunità, rappresentanti del villaggio del ragazzo della ASL 4 e l'arciprete della Basilica di Rapallo, Don Stefano Curotto. Un'occasione per riflettere sull'aiuto da mettere in campo per la presa in carico delle persone povere e in difficoltà. Perché abbiamo visto come strutturalmente per alcune persone proprio non c'è un pensiero, cioè non c'è un posto, per cui per tanti parliamo con le cose sociali e conveniamo insieme che non esiste, ma chi è che se lo prende in carico questa persona qua? Non c'è, quel posto non c'è. Ricordiamo che per prenotare un posto a Villa Queirolo e seguire il convegno basta inviare una mail all'indirizzo santegidio.rapallo@icloud.com o telefonare al numero 351-8870-844. Passiamo ora alla pagina ecclesiale con l'udienza generale tenuta questa mattina da Papa Francesco. Il Papa ha parlato del suo recente viaggio apostolico a Budapest e in Slovacchia, concluso proprio una settimana fa. Francesco ha ricordato gli incontri con le diverse chiese cristiane, con gli ebrei, con credenti, con le altre fedi, con i più deboli. Il mio è stato un pellegrinaggio di preghiera alle radici della fede e della speranza, ha detto il Papa. Sentiamo un passaggio della catechesi. Insieme. La speranza mai delude, ma la speranza mai va da sola. Insieme. A Budapest e in Slovacchia ci siamo trovati insieme con i diversi riti della Chiesa Cattolica, insieme con i fratelli di altre confessioni cristiane, insieme con i fratelli ebrei, insieme con i credenti di altre religioni, insieme con i più deboli. Questa è la strada, perché il futuro sarà di speranza se sarà insieme, non da soli. Questo è importante. E dopo questo viaggio nel mio cuore c'è un grande grazie. Grazie ai vescovi, grazie alle autorità civili, al presidente dell'Ungheria e alla presidente della Slovacchia. Grazie a tutti i collaboratori nell'organizzazione. Grazie a tanti volontari. Grazie a ciascuno di quanti hanno pregato. Per favore, aggiungete ancora una preghiera perché i semi sparsi durante il viaggio portino buoni frutti. Preghiamo per questo. Grazie. Il Masci Tigullio ha festeggiato il 12° compleanno in un clima di ripartenza. Il gruppo Scout Adulti si è riunito a Chiavari per un momento di confronto, preghiera e convivialità. L'incontro ha dato modo di fare il punto sulle iniziative da intraprendere sulla scia del recente incontro nazionale avvenuto a Sacrofano nell'area metropolitana di Roma. Generare, educare, fare rete con le altre associazioni sono le 3 azioni che il MASCI, Movimento Scout Cattolici Adulti, ha individuato per il cammino futuro. Le linee guida, emerse dalla riunione dei Magister a Sacrofano, sono state approfondite a Chiavari nel corso dell'annuale incontro in occasione del 12° compleanno del gruppo MASCI Tigullio. E vogliamo essere generativi di novità, generativi di rapporti nuovi, generativi di nuove relazioni per le nostre comunità, con il tessuto ecclesiale della nostra diocesi, del nostro territorio, con le famiglie, con i giovani dei quali abbiamo bisogno, perché il nostro movimento è un movimento adulto e senza i giovani rischia di diventare un movimento vecchio. Presente all'Assemblea Chiavarese anche il presidente nazionale Massimiliano Costa, che ha sottolineato l'importanza dell'esperienza scout in tutte le fasce d'età. Tanti pensano allo scoutismo come un'esperienza solo per i ragazzi, per i giovani. Ecco, invece è sbagliato pensare questo, perché lo scoutismo è un'esperienza che coinvolge per tutta la vita, in dimensioni diverse certamente, ma attira e attrae ed è utile per tutta la vita. Ecco, per gli adulti soprattutto
soprattutto è importante perché ci aiuta a crescere. Nessuno di noi è mai un arrivato e allora lo scoutismo, il MASCI, lo scoutismo per adulti aiuta ognuno di noi a dare senso alla propria vita. Nel solco di questo cammino, che riparte dopo il brusco stop indotto dalla pandemia, si inserisce la prossima iniziativa improntata all'enciclica Laudato Si di Papa Francesco. Il primo passo sarà la costruzione della tenda di Abramo. Il 2 ottobre noi saremo come MASCI a raccogliere e fare una petizione proprio per l'ambiente. Abbiamo risposto positivamente ai gruppi Laudato Si, che proprio il creato è la nostra casa e la dobbiamo difendere. Sono numerose le iniziative pensate dal Parco dell'Aveto per le giornate europee del patrimonio in programma sabato 25 e domenica 26 settembre. Tra queste la visita straordinaria alle miniere di Gambatesa a Reppia, che riaprono al pubblico per un giorno soltanto. L'apertura straordinaria delle miniere di Gambatesa in Val Graveglia è tra i punti forti delle giornate europee del patrimonio per l'entroterra. Domenica 26 sono in programma visite guidate speciali, un assaggio dei lavori di ampliamento del sito che si stanno per concludere. Questi lavori servono proprio ad arrivare in punti dove sono ormai molti anni che non si riusciva a condurre le visite per motivi di sicurezza, nuove norme eccetera, quindi siamo riusciti a sistemare delle nuove condotte sotterranee che saranno una grande sorpresa per i visitatori. Le miniere dovrebbero riaprire ufficialmente al più tardi all'inizio del 2022, ma qualcosa dell'intervento di recupero si potrà già vedere. Domenica sarà l'occasione per godere del sito, delle esposizioni museali e delle attrezzature storiche o percorrere i camminamenti dei minatori. Ci sarà anche un piccolo assaggio di passeggiata in miniera per dare un pochettino anche il brivido del sotterraneo con queste nuove illuminazioni e l'inizio dei lavori che abbiamo condotto. Mantenere operativi rifugi e puliti sentieri sono le priorità del parco per continuare ad essere attrattivo nei prossimi mesi. Ad oggi manca solo il turismo scolastico. Svolgono una funzione molto importante, in questo caso all'aria aperta, per l'educazione dei giovani e sicuramente, diciamo, finché le scuole non saranno messe in grado di poter tornare a uscire, noi speriamo presto, questo ci mancherà moltissimo, ma penso che mancherà molto anche ai nostri figli, ai nostri nipoti. Il fine settimana è ricco di appuntamenti nel parco. A Rezzo Aglio sarà aperta la mostra Patate dal Mondo. Domenica 26 sarà possibile visitare il Museo del Bosco al Lago delle Lame o partecipare ad un trekking naturalistico da Borzonasca. Sempre domenica sono in programma escursioni dalle Lame alla Iona o dal Passo della Forcella a Villacella e anche un laboratorio nella natura per tutta la famiglia al Ventarola. Si è svolta nei giorni scorsi a Leivi la cerimonia di premiazione del concorso Poesia 2021. L'iniziativa è stata rivolta a studenti dalle scuole primarie agli universitari. Particolarmente significativa la partecipazione dei elaborati all'edizione di quest'anno. Il presente e il futuro sono le due note che hanno caratterizzato gli elaborati presentati al concorso Poesia Leivi 2021, concluso con la cerimonia di premiazione. Un lavoro non semplice per la giuria, che ha dovuto stilare una classifica tra le numerose opere partecipanti. Abbiamo constatato che il materiale è arrivato, le opere sono ottime, specialmente il primo premio letterario, un racconto che è attinente anche alla situazione, a questo virus che purtroppo ci sta martellando. Le opere del concorso aperto a bambini e ragazzi dalla scuola primaria sino agli universitari sono state connotate per una forte attinenza alla realtà della pandemia. Penso che soprattutto ognuno di noi ha proprio il bisogno di raccontare in questa fase dell'epidemia, quindi questa fase ci ha portato proprio a raccontare la nostra vita, è proprio narrazione, attraverso la narrazione riesco a riscoprire i valori, riesco ad affrontare le difficoltà. E quindi sia nel racconto che è stato scelto come primo premio assoluto è proprio la soluzione e la chiave di lettura e la possibilità di affrontare la situazione attuale. Il primo premio assoluto è andato a Gloria Canepa, giovane universitaria, che nel gioco ha trovato una via di fuga e di speranza alla sofferenza dei mesi di isolamento. Per me è stata un'esperienza che mi ha permesso comunque di appunto riscoprire il piacere di scrivere, infatti frequento la facoltà di dietistica, però
Il mondo della scrittura mi è sempre un po' appartenuto e questa è stata appunto un'occasione per assecondare la mia passione. La manifestazione ha messo in luce la fantasiosa creatività dei ragazzi e la riscoperta della scrittura come sorgente di speranza. Ha dimostrato che il racconto creativo e la poesia sono nel cuore dei ragazzi. È una voce di speranza in un momento così difficile. Perché incontrare la poesia significa incontrare la magia della parola, incontrare il gusto di salvare le parole importanti, le parole del cuore. E ora una notizia di politica amministrativa, la vediamo anche attraverso il nostro sito teleradiopace.com. È stato convocato per domani alle 20.30 il Consiglio Comunale di Rapallo. All'ordine del giorno sono iscritte 14 pratiche, tra cui figura la surroga del consigliere comunale Alessandra Ferrara, che ha recentemente assunto l'incarico di assessore al bilancio del comune di Chiavari. Tra gli argomenti in discussione anche alcune interpellanze della consigliera Isabella De Benedetti del Movimento 5 Stelle, su temi quali la congruità delle tariffe applicate da IRAN al comune di Rapallo, la nuova collocazione dell'ufficio turistico informativo, la strada comunale di Via Betti. Ora sfogliamo le pagine dei quotidiani, poi ci ritroviamo con tutte le ultime notizie. Vaccini per tutti, ma ancora a parole. All'Assemblea dell'ONU Guterres parla di oscene disparità nelle immunizzazioni. Nonostante i rinnovati impegni di Stati Uniti ed Europa, i paesi in via di sviluppo hanno pochi aiuti. COVAX però non decolla e 100 milioni di dosi stanno scadendo nei nostri magazzini. E poi parliamo di famiglia, ma soprattutto della sopravvivenza della famiglia così come la vediamo. Con poche risorse è a rischio l'obiettivo di rilanciare la natalità. Un figlio costa 700 euro al mese e l'assegno unico non basterà a coprirlo, poi tra l'altro deve ancora arrivare. Cinema e teatri occupabili all'80%, il 30% la decisione, firmato il terzo decreto sul Green Pass. L'OCSE intanto prevede un più 5,9%, PIL in aumento, il meglio deve ancora venire. E ancora poster con bestemmie, sdegno a Napoli, il comune è sotto accusa. Texas, video shock, frustate i migranti haitiani, vediamo appunto le immagini che hanno fatto il giro del mondo. E poi i giovani, progetto adolescenti, la chiesa fa strada. Novax, linea dura in Liguria, punito il primo medico, sospensione per una bidella. 1000 ieri hanno protestato in piazza, Toti dà la sua solidarietà all'ordine dei medici, i dottori diano l'esempio. E poi le parole del sottosegretario alla salute Sileri, la terza dose deve riguardare l'intera popolazione, ma questo contraddice quello che dicono molti esperti. Poi cinema e teatri verso l'80% di presenze nelle sale. A Genova un'operazione antidroga in grande stile nei vicoli, Genova con i poliziotti nei vicoli a caccia dei pusher, anche i cani antidroga, e questo è stato deciso dopo le proteste dei cittadini genovesi. Giovannini, Enrico Giovannini, è il ministro delle infrastrutture, dice svolta verde con 43 miliardi, i fondi ci sono, le riforme Draghi accelera. E poi l'intervista al responsabile della Lega in Liguria, nella Lega la linea la decide il segretario, qualcuno non lo capisce. Si è anche chiuso il Salone Nautico di Genova, chiuso l'evento ieri, nautico successo per contratti con il più 20% e visitatori più 30%. E il Genoa, che ieri ha affrontato l'anticipo del campionato infrasettimanale, della giornata infrasettimanale del campionato di Serie A, il Genoa non si arrende mai, a Bologna doppia rimonta, finisce 2-2, mentre invece inizia la stagione del Teatro Nazionale di Genova, 70 spettacoli, una maratona non stop sul G8. E terminiamo con il Levante, resta chiuso sulla terrazza dell'albergo e cerca di calarsi ma precipita a terra e muore. La vittima è un turista americano di 43 anni, l'incidente è sotto gli occhi della moglie che ha provato di dissuaderlo. Oggi ci sarà l'autopsia, però la morte è avvenuta per appunto il colpo alla nuca, decisivo purtroppo e immediato, la morte appunto è stata sul colpo. Sgomento e dolore nel borgo, così non si può morire. Per le ultime notizie ci colleghiamo con la redazione, per noi Maurizio Garreffa.
Grazie Cristina, un saluto a tutti. Una brutta notizia che arriva da Savona, che sta facendo il giro dell'informazione della Liguria proprio in questi minuti: una ragazza di 27 anni che è deceduta all'ospedale San Paolo di Savona subito dopo il parto. Nella notizia alla regione, sul posto sono stati inviati gli ispettori di Alisa per far luce su quanto accaduto la notte scorsa. Il neonato questa mattina è arrivato al Gaslini di Genova con un quadro di gravissima sofferenza causata da una asfissia perinatale. La prognosi è riservata, le condizioni sono naturalmente molto delicate, il piccolo è ricoverato nel reparto di patologia neonatale. Il presidente ligure Toti ha annullato la visita politica che era programmata per oggi, appunto, a Savona. È tutto a te, Cristina. Maurizio, un appuntamento di sport prima di sfogliare insieme l'agenda degli appuntamenti sul territorio. Ricordiamo la partita che si disputerà oggi pomeriggio alle ore 15 allo stadio Riboli di Lavagna, il derby tra Lavagnese e Sestri Levante in Coppa Italia. Ora vediamo tutti gli altri appuntamenti per il pomeriggio e la serata di oggi. Appuntamenti in agenda per mercoledì 22 settembre. È aperto alle visite il Museo Archeologico di Chiavari. Dalle 9 alle 14, su prenotazione, si potranno visitare i nuovi allestimenti al piano terra di Palazzo Rocca, un viaggio nel territorio dall'antichità al Medioevo. Aperto alle visite anche il Museo Diocesano di Arte Sacra, dalle 10 alle 12 in Piazza Nostra Signora dell'Orto a Chiavari. Sono esposti dipinti, argenti, tessuti, suppellettili e paramenti liturgici dall'VIII al XX secolo. Watercolor Inspiration, la mostra internazionale di acquarello Italia-Galles, resta allestita a Chiavari nella sala della Torre Civica. Il mercoledì l'orario è dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 16. Proseguono a Sestri Levante le mostre dedicate a Carlo Bo, La memoria vive a Sestri Levante, e Il Palazzo Ducale, parole e immagini nelle stanze. Allestite al piano terra e nella sala Riccio del Palazzo Comunale, si potrà visitare fino al 3 ottobre, lunedì e mercoledì, dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 17.30. Alle 17 negli spazi della Galleria Nazionale di Palazzo Spinola a Genova, concerto con musiche di Schubert e Mario Castelnuovo Tedesco. Si esibiranno Pier Domenico Sommati al violino, Giuseppe Francese alla viola e Giulio Glavina al violoncello. L'appuntamento con l'informazione invece torna questa sera 19.15, 20.30, 22.45. Grazie a tutti dell'attenzione e buon pomeriggio.